Abbiamo spesso l'abitudine di, quando comincia qualcosa di nuovo, come per esempio un periodo di un nuovo anno, di metterci dei propositi, no? Perché quest'anno farò questo, non farò quell'altro, che è ottimo farlo. Poi è chiaro che è più importante mantenerli che farli, però
quella c'è un altro discorso. Però in questo momento in cui arriva questo momento in cui noi diciamo che okay, cosa voglio, dove vorrei arrivare, cosa vorrei fare, eccetera. E volevo condividere con voi oggi alcuni punti che io personalmente ritengo molto importanti, al di là del fatto del nuovo anno, piuttosto che chiaro che quando ogni tanto ci fermiamo, no? Dice ok, è finito un anno, sta cominciando un altro, questi sono dei momenti di riflessione, ok? Innanzitutto, più che il gennaio, quindi fine ogni 12 mesi di un anno, secondo me nella nostra vita abbiamo diversi cicli. Sono cicli che durano di più, cicli che durano di meno, ed è la vita è fatta in modo ciclico, ci sono momenti nel quale una cosa comincia, poi sembra che vada tutto molto bene, poi magari ci sono delle difficoltà, poi c'è un altro momento che c'è un'altra che comincia un'altra, e costantemente, no? Come si dice anche, nulla comincia e nulla finisce, tutto si trasforma. È sempre un passaggio da una realtà a un'altra, comunque la vita è ciclica. Questo è per me sicurissimo. Quindi quello che accade è che quando finiamo un ciclo e stiamo per cominciare un altro, perché non si può rimanere senza cominciare un altro, questo momento, chiamato in tibetano di bardo, bardo letteralmente vuol dire stadio intermedio, tra due cose. Ciò che si trova tra due cose. Di solito si usa questo termine per indicare quello che accade tra la morte e la rinascita, nel chiamato di bardo. Spesso questa parola bardo, uno pensa che il bardo vuol dire dove uno va quando muore prima di rinascere. Ma in realtà la parola bardo vuol dire semplicemente ciò che sta in mezzo. Noi abbiamo tantissimi bardo nella nostra vita, abbiamo tantissimi momenti in cui andiamo in realtà, abbiamo finito una cosa, non l'abbiamo ancora preso, ha cominciato un'altra ancora dal punto di vista di riprendere una nuova storia. E faccio un esempio, finisce un lavoro, prima di prendere un nuovo lavoro, ho questo momento di una fase intermedia. Non vivo più in un posto, prima di decidere dove vado a vivere, ho una fase intermedia. Questi momenti in mezzo in realtà sono molto importanti. Perché, prendendo il primo esempio del lavoro, quando sono senza lavoro ho diverse possibilità. Posso fare una cosa piuttosto che un'altra, ho tanti luoghi dove mettere la mia energia. Dal momento in cui scelgo un'energia e le condizioni si creano per seguire una strada, a quel punto si è iniziato un nuovo ciclo. Che può durare tanto, può durare poco, comunque si inizia un nuovo ciclo che va avanti. La stessa cosa con i rapporti interpersonali, per dire. C'è un rapporto di coppia, uno quando è in un rapporto finisce, magari quel rapporto finisce, rimane in un momento di bardo, dove uno non ha nessun rapporto, nessun impegno particolare, poi quando si prende un impegno, un'altra volta, un altro ciclo che si inizia. Quindi, questi momenti in mezzo sono momenti abbastanza importanti. Che sono questi momenti in cui andiamo a dare una direzione anche alle cose. Ed è importante per noi ogni tanto fermarci e capire dove ci troviamo all'interno dei vari cicli. Non è una cosa semplicissima da fare, per alcune persone più facile, per altre più difficile. Comunque la cosa importante da capire è ogni volta che qualcosa finisce, non vuol dire altro, ma che un'altra sta per cominciare. Non c'è questa idea, è finito, ormai non c'è più, ormai non c'è nulla da fare. Quello che accade è, finisce una cosa, come tutto nella vita che comincia, inevitabilmente finisce, questo fa parte. Le cose belle, le cose brutte, le cose piacevoli, spiacevoli, neutre, non importa. Tutto quello che comincia prima o poi finisce, in quel modo com'è. Poi le cose si trasformano più che finiscono. Quindi, quando qualcosa finisce, non vuol dire altro ma che un'altra sta per cominciare. Quindi devo guardare verso dove voglio andare, cosa posso fare per fare in modo, per interagire nel miglior modo per ciò che sta per avvenire.
più che stare a piangere per ciò che non c'è più e che secondo me sarebbe meglio se fosse rimasto, che però non c'è. Mi piaceva molto l'anno 2015 perché è finito, anche se è stato un anno abbastanza pesante per tante persone, però diciamo che uno rimane attaccato al mese di dicembre, mi piace, è finito prima o poi, no? Ormai dobbiamo guardare avanti, c'è gennaio, guardiamo in avanti, no? Siamo qua al presente, non stare attaccati a ciò che c'è stato e magari ormai quello che c'è, quello che è avvenuto, dobbiamo capire questa cosa, che le cose sono sempre in trasformazione, quindi quando qualcosa finisce non è altro che l'inizio di un'altra, o almeno quando qualcosa finisce è anche un avvertimento che c'è qualcos'altro di nuovo comincerà. Esiste spesso anche questo momento in mezzo tra una cosa e un'altra, e quindi quando noi ci troviamo in questi momenti, e credo che tutti noi abbiamo dei momenti, chiamiamoli così, di bardo nella nostra vita. Questo succede a livello quotidiano, questo succede a livello settimanale, mensile, annuale, piuttosto che. Nella nostra vita ci sono diverse cose, che finisce una fase, sta per cominciare un'altra, e abbiamo questi momenti in mezzo, che sono preziosi, perché sono in questi momenti che possiamo fermarci un attimo e guardare e scegliere bene cosa farò il momento dopo, ok? Con questo, prendiamo questo momento che viene chiamato quindi la fine di un anno e l'inizio di un anno successivo, per capire un po' in quale direzione vogliamo portare questo nuovo anno. E poi che cosa vuol dire in quale direzione portiamo l'anno? Più che l'anno va per conto suo, non dobbiamo preoccuparci più di tanto. In quale direzione vogliamo portare la nostra vita? La vita è fatta dei mesi, che è fatta dei giorni, delle settimane, che sono fatte dei giorni, dei momenti. Quindi io alla fine come voglio vivere la mia giornata? Cosa voglio diventare? Cosa voglio fare? E qua c'è un concetto per me molto semplice, però molto importante, che è l'importanza di vedere e poter immaginare ciò che vogliamo. Poter avere un'immagine di quello che sia l'ideale. Parliamo per esempio del corpo. Come vorrei essere fisicamente? Non parlo esteticamente, Parlo dal punto di vista della salute. Se noi chiediamo a tutti, tu quest'anno vuoi che sia un anno dove hai una buona salute o dove stai malato? Non è che ci vuole tanto per trovare la risposta, no? Quello che diciamo, io voglio essere in salute, giusto? Ma cosa vuol dire avere un corpo sano? Un corpo equilibrato, che abbia le energie, che riesca a rigenerare dalle proprie stanchezze, eccetera, eccetera. E quindi alla base di questo, perché io abbia un corpo sano, cosa devo fare? Che se io chiedo a chiunque, quest'anno del 2016, fisicamente come vuoi, vuoi che sia un anno di salute o di malattia? Cosa rispondiamo? Voglio che sia un anno di salute. Ok, perché sia un anno di salute, cosa dobbiamo fare? Dobbiamo mangiare bene, dobbiamo prendere cura di fare gli esercizi, quelli necessari, non farli troppi di certi, sennò poi dopo fanno male anche quelli, dobbiamo stare attenti anche. Poi tutti dicono gli esercizi fanno bene, questo detto da uno che non piace gli esercizi veramente. Poi io vedo la quantità di gente che vedo che è piena di problemi perché è esagerato negli esercizi, quindi tutto va fatto nell'equilibrio giusto, no? E quelli che fanno di solito sport a livello professionale spesso alla fine sono lì con mille problemi. Comunque questo è un altro discorso. Quello che voglio dire, voglio avere una buona salute fisica, sì. Quindi cosa faccio? Non faccio mai gli esercizi, mangio che faccio schifo, dormo con gli orari tutti sballati, sono sempre squilibrati emotivamente, quindi le malattie psicosomatiche crescono, che è una cosa profonda. No. A questo punto almeno prendo atto e dico sì, avrò un anno dove la salute non andrà bene. Perché? Perché non sto facendo le cause necessarie perché io abbia una buona salute.
È una regola molto semplice. Voglio il risultato, devo creare le cause. Senza cause non c'è risultato. Punto. Ma non c'è molto da discutere. E poi quando non riesco a ottenere un risultato, perché è stato? Perché non sono state create né le cause né le condizioni, che sono quelle tramite le quali le cause si maturano. Ok? Quindi voglio avere uno stato di salute fisico? Sì. Quindi cosa facciamo? Prendiamo cura bene della salute. Nei limiti della nostra conoscenza e consapevolezza. Per una volta che io so che una cosa fa male, ah, però il gusto è buono, chi se ne frega? Fa male? Fa male, punto. Non stiamo neanche qua a discuterne. Che è molto semplice. Qual è il risultato che voglio? Voglio stare bene in salute, questa cosa non fa bene, non fa bene, punto, finito. Fa bene, facciamola. Perché spesso noi stessi non diamo il potere che abbiamo noi stessi. Non crediamo nella capacità che noi stessi abbiamo. Ah no, ma io non sono capace di smettere questa cosa o di fare quell'altra. Perché no? Perché non voglio magari, perché non riconosco tanto l'importanza di questo. Comunque il fatto è, se vogliamo ottenere qualcosa, è bellissimo metterci degli obiettivi per quest'anno. Io sono molto favorevole a avere dei buoni obiettivi. Dobbiamo semplicemente avere la coerenza di fare degli obiettivi e dopo di agire in accordo con gli obiettivi che ci siamo posti. Chiaro? Adesso, il punto principale che volevo arrivare oggi, in realtà, è il fatto che di tutti gli obiettivi che noi ci possiamo porre, personalmente io credo che uno dei più importanti, quello della serenità, dell'equilibrio, della gioia, della soddisfazione, di uno stato sano interiore. Perché quando parliamo di avere un corpo sano, più o meno ne abbiamo un'idea di che cosa vuol dire, no? Più o meno. Poi, però se chiediamo che cosa vuol dire avere una mente sana, riusciamo a descriverla? Perché alla fine dei conti, se noi sappiamo nella nostra vita che cosa è più importante, il corpo sano o la mente sana? E dovessimo fare una distinzione, anche se tutti e due sono importanti. Facciamo la domanda al contrario, che cosa è peggio, il corpo malato o la mente malata? La mente malata. Di tutte le malattie, la malattia della mente è la peggiore. Il livello di sofferenza che porta una mente malata, che vive, per fare un esempio qualunque, che viva costantemente in uno stato di ansia e di panico, o le paranoie che uno si può creare, il livello di sofferenza che si possono creare, sono cose spaventose. Quindi, nel momento in cui tra la malattia fisica e quella mentale è peggiore, tra la salute fisica e la mentale, qual è più importante? La salute mentale. Ok? Adesso, per la salute fisica qualcosa ne facciamo. Quindi, un po' di esercizi, un po' di cura con la dieta, quello che mangiamo, piuttosto che prendiamo delle vitamine, che ne so io, ognuno fa quel che può. C'è la consapevolezza, no? Anche per questa ragione che abbiamo questi posti stranissimi, che andiamo in città, no? Adesso sono tutti a correre senza andare da nessuna parte, no? Le palestre. Perché esistono le palestre? Perché c'è una certa consapevolezza dell'importanza di prendere cura della salute e fare lo sport. Okay? Visto che il movimento fisico non è più una cosa che fa tanto parte della vita normale dell'essere umano, dal punto di vista che 50 anni fa esistevano le palestre e c'erano i problemi che ci sono oggi. Perché? Perché uno si muoveva, doveva camminare, doveva fare un po' di forza fisica per tutto, come va in Tibet, vedi, la gente sta bene, sì, ha dei problemi che abbiamo noi qua spesso, no, vanno in palestra, quando mai? Stanno lì a camminare, su e giù e basta quello, no? Perciò, quello che succede è che comunque abbiamo la palestra, questo è un segno che comunque abbiamo capito che perché il corpo sia sano ci dobbiamo muovere, ok?
Quello che accade, che cos'è? La salute mentale è una cosa che spesso rimane trascurata. Perché noi crediamo che il nostro stato mentale sia un risultato delle condizioni intorno che abbiamo. Mentre il corpo, abbiamo capito che le nostre proprie scelte hanno un'influenza sul nostro corpo. Quindi abbiamo capito che se c'è un mal di schiena, piuttosto che c'è un problema di qua o di là, devo fare qualcosa io per risolvere quel problema e non dipende dal mondo intorno a me che c'è quel problema. Spesso per l'aspetto mentale, sia le paure, l'insoddisfazione, la tristezza, il rancore e così via, spesso non abbiamo la consapevolezza che quello dipende da noi e che noi possiamo anche allenarci a non essere più in quegli stati, che noi stessi possiamo fare qualcosa, ma spesso finiamo a vedere che questi stati, diciamo, di mente insoddisfatta, questi stati di sofferenza mentale interiore, noi li vediamo come risultati delle condizioni che ci abbiamo intorno. Di conseguenza, se noi osserviamo, la sofferenza che abbiamo è più fisico-mentale. È più mentale, no? Però non riconoscendo che la causa della sofferenza mentale viene da, anche da chiamiamole così, da cattive abitudini interiore, cosa facciamo costantemente? Ci lamentiamo del mondo. Perché se io sto male è colpa di qualcuno. C'è qualcosa che non va, qualcuno che ha fatto quello che non doveva, qualcun altro che non ha fatto quello che doveva. Perché questa cosa è così? Perché quella cosa è così? Però alla fine, qual è la nostra propria esperienza di vita? Quando non ci sono problemi, siamo bene, felici e contenti o riusciamo a crearli comunque? Quante volte non è successo che c'è una situazione super difficile e a un certo punto si riesce a superare quello e nella nostra immaginazione da qualche parte diceremo saremo felicissimi una volta che quella cosa si risolve, poi la cosa si risolve e dopo di un po' qualcosa che prima non era un problema diventa un problema. Uno deve ti chiede, ma come prima non era un problema? Prima. Perché avevo quell'altro. Penso che non c'ho quell'altro, questo è diventato un problema. Poi si risolve questo, e cosa succede? C'è qualcos'altro. Ma cosa ci fa vedere questo aspetto della nostra esperienza di vita? Che io posso continuare a puntare il dito intorno a cercare di risolvere le cose costantemente intorno a me. Mi ritroverò da punto e a capo davanti alle stesse cose, perché spesso e volentieri la sofferenza mentale nasce da dove? Dalle nostre proprie brutte abitudini, chiamiamole così. L'insoddisfazione è un'abitudine, non è il risultato di non avere abbastanza. Una persona che è abituata a essere insoddisfatta, ma dargli di tutto, non è mai abbastanza. Poi è abbastanza per un pochettino di tempo, poi dopo un po' già non basta più. Uno che è arrabbiato col mondo sarà sempre arrabbiato col mondo finché non cambia se stesso. Il mondo continuerà a vedere che questo non va. Il lamentarsi, il criticare sono delle abitudini. La paura diventa un'abitudine profonda. Okay. Quindi quello che accade è che uno degli obiettivi che abbiamo dentro il buddismo è quello di allenarci, insegnarci, addestrare noi stessi ad avere delle buone abitudini interiori e abbandonare le cattive abitudini, mettiamola così. Ossia, quali sono quelle attitudini interiori che alla fine fanno generano sofferenza a me e agli altri? Una di queste, per me importantissima, è l'insoddisfazione, la pigrizia. Con questo si unisce un po' una cosa che io spesso vedo nei tempi più moderni, è la illusione che uno è felice quando deve fare meno sforzo. Quindi abbiamo un po' questa legge del minimo sforzo. Credo che questa sia una cosa che poi nelle nuove generazioni si vede sempre di più, anche perché è una cosa molto forte nella cultura d'oggi, no?
per essere felice meno sforzo deve fare. Quindi se noi vediamo anche il modo in cui abbiamo sviluppato spesso anche la materia, la tecnologia e tante altre cose, è in modo perché si possano fare le cose che abbiamo sempre fatto con meno sforzo, meno fatica. Però se noi guardiamo la qualità di vita che abbiamo oggi con tutti questi mezzi in cui facciamo meno fatica per fare le cose, la qualità di vita di quelli che vivevano 50 anni fa, che dovevano faticare molto di più per tante cose, il livello di salute fisica e mentale, siamo andati in salita? Siamo allo stesso livello o siamo andati un po' in discesa? Io credo che siamo andati in discesa. Okay. Perciò, sinceramente, è una cosa un attimino da ripensare, che poi sono delle abitudini che andiamo a crearci. Anche perché, questo è un punto per me molto importante, nella vita le cose si ottengono con la costanza, i risultati interiori a creare una nuova abitudine. Non è una cosa che viene da un giorno all'altro, ci vuole costanza. Pezzettino dopo l'altro, giorno dopo giorno. Però se noi non ci abituiamo a creare costanza nelle cose più banali della vita, e quindi vivere sempre nella novità, che poi è una gran fregatura perché è solo rimpacchettare la stessa roba. La pasta del pranzo che fanno la frittata di pasta la sera. Alla fine poi la diventa zuppa per il giorno dopo, più o meno è quello, quello che succede. Perché se noi andiamo a vedere veramente le cose sembrano, uno accende la televisione, prende il giornale, sembra novità, ma dove c'è una novità veramente? E poi con questo dico un'altra parentesi breve, una cosa che ho letto un paio di volte e mi ha lasciato un po' perplesso, però riflettendo bene credo che sia abbastanza vero. Parla di alcune ricerche scientifiche che dicono che circa il 90 qualcosa per cento, ricordo se era il 99, però io mi ricordo il 99, però mi sembra troppo, però ahimè può anche essere vero. Diciamo il 99% dei nostri pensieri non sono altro che ripetizione dei pensieri precedenti. È un po' scioccante. Però se noi ci fermiamo un attimino a osservare, è più o meno così, eh? Anche le cose che diciamo, lì metti una virgola e qualche numero in più, perché io sto vedendo, io per esempio, tante persone intorno, tu stai a ascoltare, arriva una persona, sa già di cosa parlerà, ma anche più o meno i problemi che ognuno vive, le sofferenze che ognuno ha, più o meno sono solo girano intorno alle stesse cose, eh? È vero, no? Quindi questo che cosa vuol dire? Che noi comunque viviamo nella ripetizione. Però i cambiamenti avvengono facendo una ripetizione in una direzione leggermente opposta. È lì che avvengono i cambiamenti. Non avviene una da un giorno all'altro. Ed è qua che rientra l'importanza della meditazione. Meditare letteralmente vuol dire abituare, familiarizzare. Ed è proprio un allenamento. È come se io mi immagino che vado in palestra perché voglio riuscire a camminare tanto, voglio avere un corpo più forte, eccetera. Non basta andare un giorno, due giorni, una settimana. Vado lì con costanza, un mese, due mesi, un anno, due anni, lì comincio veramente a vedere i risultati. Perché cosa succede? Vado due anni in palestra, poi mollo per tre mesi, sento il risultato o no? Di non aver fatto per tre mesi. Non lo so perché non vado, ma insomma mai andato in palestra. Però credo di sì. Ok? Ogni tanto sento qualcuno, ah, è da tanto che non vado in palestra, mi sento che mi manca, perché il corpo comincia a sentirmi qua di là. Ok? Quindi, che insomma, mio padre ha sempre fatto yoga tutta la sua vita. C'è stato un periodo che per una ragione di salute non lo poteva fare. Era lì che si lamentava, diceva, vedi, no, adesso c'ha già il corpo, non sento tanto bene perché non sto più facendo gli esercizi, eccetera, eccetera. Normale, giusto? La mente è la stessa cosa.
finché noi non riusciamo a familiarizzarla fino a un certo punto, va allenata, va direzionata. Perciò dovremo cominciare con delle piccole cose, non con delle cose grosse. Okay? È chiaro che se noi mettiamo come nostro obiettivo avere un corpo per poter vincere le Olimpiadi, per tanti di noi, io il primo dico, inutile neanche cominciare. Però se dico, potrò essere più sano di quello che sono oggi. Ah, è possibile. Metterci degli obiettivi reali. Per esempio, avere un po' più di soddisfazione. Non parlo di essere totalmente, perfettamente soddisfatti. Un pochettino più di presenza nel momento presente. Un po' più di soddisfazione con la vita. Un po' più di amore, più consapevolezza degli altri che ci stanno intorno. Un po' meno di ignoranza. Un po' più di accettazione, che accettare non vuol dire subire, ma vuol dire non stare a connetterci col problema, ma sì con la soluzione. Non è chiedere troppo, no? Un po' più di pazienza. È possibile scegliere uno di questi. Tutti insieme ci avete già troppo. A questo punto però io devo allenarmi in quella direzione. Devo andare lì ogni giorno, mettere la mia direzione in quella direzione. Perciò quello che volevo portarvi oggi è un pochettino capire meglio il concetto della meditazione stessa. A che cosa serve e che cosa si intende per questo. Perché è qualcosa di estremamente importante e del quale si parla spesso e con diversi livelli di spiegazione. Okay? Però esiste nei giorni d'oggi una onda molto grande di studi e allo stesso tempo anche gente che è molto interessata alla meditazione, ed è una cosa molto bella, ma sempre di più si sente parlare i benefici della meditazione, che fanno bene al cuore piuttosto che alla pressione, ci sono tante altre cose, queste in realtà non sono altre che dei piccoli effetti collaterali della meditazione, effetti collaterali positivi ovviamente della meditazione in se stessa. Però quello che accade è che, questo è un punto di vista mio personale, a me mi fa molto piacere che sempre di più ci siano studi sulla meditazione, sono applicativi per meditare, piuttosto che tantissime cose. È una cosa molto bella questa. Però c'è un piccolo pericolo, dal mio punto di vista, che è quello che spesso mi sembra che si passi l'idea di che la cosa importante è meditare. La cosa importante è entrare in uno stato meditativo, che è una cosa bellissima. Però la cosa non è solo questo, è importante anche su che cosa vado a meditare. Quando si medita non basta semplicemente meditare, dipende su che cosa vado a meditare. Perché il processo di meditazione è un processo di familiarizzazione interiore. Affinché io riesca a familiarizzarmi con qualcosa, io devo togliere la mia mente dalle distrazioni, riposare la mia mente su quella cosa con cui voglio familiarizzarmi, in modo da creare un contatto più vicino, più approfondito, in modo che poi dopo quello possa avvenire sempre in modo più facile e spontaneo. Adesso spiegherò un attimino in che modo questo avviene. Però spesso passiamo l'idea che meditare è entrare in questo stato nel quale la mente è libera dalla distrazione, libera da altri pensieri, è ferma e riposata su qualcosa, e quindi questo stiamo a meditare. Sì. Però la domanda è, la mente è ferma su che cosa? Un primo passo estremamente importante, di grande beneficio, visto anche lo stile di vita che tanti di noi fa, che porta a uno stato di stress, che porta a uno stato di tantissimi pensieri. Noi viviamo in un mondo, oggi, dove viene data un'importanza estrema alla parte concettuale, un'importanza molto minore alla parte emozionale. E noi vediamo nella nostra educazione, il percorso educativo si basa sulla parte cognitiva o sulla parte emozionale? Abbiamo mai avuto lezioni a scuola
su come reagire positivamente dinanzi a un momento di violenza piuttosto che le lezioni su come generare più consapevolezza e più amorevolezza piuttosto che la pazienza, qualunque cosa di questo genere, o come conoscere meglio le nostre emozioni e essere una persona più equilibrata emotivamente. No, nel nostro curriculum, uno deve fare il curriculum per l'azienda, mette io sono una persona paziente, equilibrata, abbastanza egoista, però lo mettiamo, no? Come dice, guarda, io non capisco tanto di questa contabilità, di quell'altra cosa lì, però ti assicuro che sono una persona gentile, che guarda le persone negli occhi, che sto attento al problema di ognuno, faccio il mio meglio per aiutarli. Mettiamo queste cose, no? Però alla fine dei conti, anche se prendiamo dal punto di vista delle aziende, che cosa crea più conflitti, più problemi? La mancanza di conoscenza, quindi concettuale, o la mancanza di equilibrio e stabilità emozionale? È quella, no? Però quello che succede è che noi veniamo comunque da un mondo e da una cultura nella quale la cosa importante è questa. Anche un bambino, quando vediamo, spesso vedere se il bambino è bravo o meno, se va bene o meno, una delle cose principali che si va a vedere del bambino è se va bene a scuola o no. Andare bene a scuola o meno, che cosa si riferisce? La parte cognitiva. Se la linea è equilibrata emotivamente o meno, se si sa relazionare bene con gli altri o meno, questo vabbè è un in più, no? Quindi noi veniamo comunque da questa cultura, viviamo comunque in questo mondo. Però la realtà è che poi dopo nella nostra vita uno degli aspetti più importanti è l'aspetto emotivo. Perciò in questo mondo in cui è così importante la parte cognitiva, noi passiamo una gran parte del nostro tempo a usare la testa, a voler capire le cose, a voler spiegare le cose, a voler cercare sempre di ragionare su ogni cosa.